Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo unboxing che faccio un po' incazzato in quanto la PlayStation 4 mi sarebbe dovuta arrivare in questi giorni, ma mi hanno comunicato che è in ritardo e arriverà il 9 di aprile, però intanto mi hanno mandato il gioco, quindi vabbè, iniziamo a fare questo unboxing di Infamous Second Son edizione Collector Edition, praticamente. Vabbè. Allora, andiamo a analizzare velocemente, diciamo, la confezione, che è in cartone, qua è plastificata, si vede all'interno. PlayStation 4, gioco solo per PlayStation, come, vabbè, come già anche gli altri. E su questo lato, semplicemente, è riproposto il nostro personaggio. E qui dietro ci sono alcune scene di gioco. Il potere è tuo! E qua c'è praticamente il contenuto di questa, diciamo, collector, ovvero, vabbè, il gioco, una cuffia, una custodia fatta tipo felpa e delle spille. Quindi non ci dilunghiamo troppo, andiamo ad aprire il contenuto, quindi togliamo fuori tutto quello che c'è qua dentro e poi andiamo a vedere nel dettaglio. Voilà, ho tolto tutto velocemente, ora andiamo a vedere un po' cosa c'è qua. Ora qui abbiamo delle spille da mettere sulle magliette che ripropongono un po' le spille che c'ha il nostro personaggio. Qua c'è un'altra spillona, bellissima spillona, che non vado ad aprire. E qui c'è praticamente una, non so cosa sia, se... Vediamo un po' di aprire almeno questa per capire cos'è. Non riesco a aprirla, che cazzo è? Come cazzo ti apri? Maledetta! Ecco, non so cosa sia, sembra tipo... Scusate, sembra tipo una moneta. Vabbè. Poi, qui abbiamo una cuffia, che è la cuffia che usa il nostro personaggio. Togliamo fuori sta roba, semplicissima, che la userò per andare d'inverno a sciare da qualche parte, non lo so, può sempre servire. Mettiamola qui. E qui abbiamo una simpatica mini felpa, ecco, come potete vedere, mini felpa che viene riprodotta le stesse spille. Qua dietro praticamente l'aquila con il logo della PlayStation, e praticamente qui dentro racchiude la custodia, che si apre tipo con questa cernierina, e qui dentro abbiamo la custodia di giochi, cioè abbiamo il gioco qua, semplicissimo, con su le mani, senza scritta, senza niente. Adesso vediamo di togliere questa plasticaccia per vedere un po' l'interno. Voilà, togliamo via la plasticaccia e qua praticamente viene riproposto alcune scene di gioco, il potere è tuo, eccetera eccetera, do not be sold separatamente, cioè non è praticamente una versione da collezione, che vabbè, un codiciazzo che, anche se voi lo vedete, non me ne frega una ceppa. Qua cos'è che ci abbiamo? 1000 libretti, sì, cos'è? Vediamo un po' se ci sono altri codici. No. Sblocca subito le missioni bonus. E qui niente, abbiamo il nostro disco di gioco. Perfetto. Quindi, qui velocissimamente, avrei voluto farvi dei gameplay in anteprima, ma purtroppo... purtroppo, vabbè, è in ritardo, quindi... Diciamo che questa cazzo di console l'ho preordinata alla fine di gennaio, perché doveva arrivare a febbraio, poi a febbraio l'hanno rimandata a marzo per dei problemi di fornitura, e adesso da marzo me l'hanno inficchiata ad aprile. Adesso non so come funziona la garanzia con le versioni, diciamo, import, ma mi sa che
se diciamo che la garanzia non cioè se risponde la Sony Europa anche con le versioni importate, mi sa che mi ordino quella che un altro fornitore ce l'ha, costa un po' di più, non ha il bundle di non ha il bundle di Killzone, però fa niente, semmai lo prenderò a parte. E quindi niente, ecco qua questa versione collector, molto carina questa felpetta qui in miniatura che contiene il gioco, molto simpatica, mi piace. Bene, qui è tutto da Genetic DNA, ciao ciao!